Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Nell'ultimo articolo che riporto al di sotto del video, nella descrizione, ho parlato di un argomento comune nell'uomo al di sopra dei 50 anni, l'andropausa. Termine non da tutti accettato, non da tutta la comunità scientifica. Io lo utilizzo in maniera molto pratica nella mia attività clinica. È quella condizione in cui l'uomo, che più o meno ha superato i suoi 50 anni e quindi in un'età che corrisponde alla menopausa nella donna, inizia a riferire al proprio andrologo, al proprio medico, una situazione di calo del desiderio, che si riflette chiaramente anche spesso in una ridotta performance a livello erettile. Calo del desiderio, quindi della libido, che è un sinonimo, assenza di erezioni spontanee, stanchezza psicofisica e un calo anche della capacità di concentrazione, un calo della propria energia. Direi quindi a questo punto che l'andrologo ha l'obbligo, oltre che in studiare anche la funzione erettile, che chiaramente quando debole può di riflesso creare un calo della libido, ma direi di andare a monte. Cerchiamo di capire se c'è qualche alterazione a livello ormonale. In video precedenti ho già illustrato, ho già esposto quali possono essere gli ormoni che dobbiamo ricercare in un banalissimo prelievo di sangue per studiare il nostro stato di salute sessuale. Gli ormoni rappresentativi sono chiaramente il testosterone, nella sua forma totale e libera, non sempre questa facile da dosare, ma consideriamo anche altri ormoni non ben conosciuti, il DEA, il deidoepiandrosterone, l'ormone motivatore, l'ormone prodotto dal corticosurrene che tende a ridursi dai 30 anni in poi, il pregnenolone, parola un po' difficile, il precursore di tutti gli ormoni. Quindi cerchiamo di allargare le nostre conoscenze non solamente sul testosterone, ma su tutti gli ormoni che sono a monte della sua sintesi, o anche ormoni antagonisti, per dirne uno la prolattina o l'estradiolo, ormoni femminili che anche l'uomo produce. In che modo? Dalla aromatizzazione del testosterone. Il testosterone viene aromatizzato da enzimi chiamati aromatasi in estrogeni. Le aromatasi sono presenti in maniera abbondante nel tessuto adiposo. Ecco già come spieghiamo il fatto che ad esempio ci possa essere un calo di testosterone nell'uomo obeso. E tutti i segnali, segni, dettagli che dobbiamo conoscere per fare insieme al nostro andrologo un giusto percorso diagnostico e, se possibile, terapeutico con terapie stimolatorie o sostitutive. Con questo vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.